Ma bravo. Quindi lo appoggio sulla mia spalla e piano piano, però cioè è proprio palese che lui ha una difficoltà, eh. Continua a farmi questi tilt perché vuole sottrarsi. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. Il movimento si manifesta nelle varie andature ed è caratterizzato dall'impulso, quindi l'inizio del movimento, l'avanzamento, la levata o la sospensione di uno o più arti e l'appoggio, quindi abbiamo il contatto dell'arto con il terreno. Allora, vediamo qualche peculiarità dello scheletro equino. Allora, abbiamo due cerniere principali che sono la cervico-dorsale, cervico-toracica e la dorso-lombare, ok? Questi sono due punti importanti perché sono i cosiddetti cingoli torsivi. Allora, le peculiarità della muscolatura dell'equino, come le muscolature di tutti gli esseri viventi e dell'umano, ha la capacità di sostenere, connettere, abdurre e fare tutta una serie di movimenti. Allora, gli anteriori ci si mette sul lato, si parte dalla zona sotto del gomito ad accarezzare. Solitamente quando si arriva in questa zona, se il cavallo è abituato, lui è bravissimo e il piede viene dato automaticamente. Ok? Questo è il nodello e questo è come si alza l'arto anteriore. Il posteriore. Solitamente se è un cavallo che non si conosce o che si sente che ha un po' di tensione, si comincia dalla zona del garrese. Come vi dicevo, questa è una zona di allo grooming, quindi i cavalli tra di loro che vivono insieme si grattano, si mordicchiano. Questa zona è una zona di forte rilassamento, di solito piace molto, è anche una zona di tensione, quindi è un modo anche per rilassarsi. E poi alcuni studi hanno accertato che in questa zona il massaggio in questa zona abbassa la frequenza cardiaca, okay, per una serie di ragioni legate al neurovegetativo. Quindi per il posteriore si parte da qua, poniamo che lui sia un cavallo che si sposta, che gira, che va, che scarta, che non ha voglia di farsi toccare, quindi si mantiene sempre il contatto, si accarezza, si parla con un tono di voce costante, senza mai urlare, magari si fanno un po' di grattine, su lui è una statua, quindi non vale, però si comincia, si va verso il posteriore, ci si pone di lato, sempre a ricordarsi che calciano anche di lato, ok? E poi si comincia a chiedere il posteriore, quindi si fa una carezza, se lo cede subito, altrimenti si comincia a chiedere, ok? E lui è bravissimo. Se devo vedere il piede, appoggio il suo nodello sulla mia coscia, sempre in una posizione di sicurezza per la mia schiena, per la mia incolumità. Cavalli che non hanno voglia o che hanno male di stare in questa posizione cominciano a tirar via il piede, ok? Nel limite del possibile io lo trattengo, ok? Perché se continuo a cedergli la possibilità di andare, se continuo a dargli la possibilità di togliersi, stiamo qua 3 giorni. È chiaro che se c'è un dolore, io non posso pensare di tenerlo così per un tempo lungo, ok? You once hated your
sé.